oggi presentiamo un progetto importante a cui l'assessorato al turismo sta lavorando da diversi mesi, che è l'inaugurazione dell'aiuola mellifera che ci permetterà di entrare nel circuito di comuni amici delle api. Qui presenti con noi abbiamo due rappresentanti importanti senza i quali questo progetto non avrebbe potuto realizzarsi. Uno è appunto il nostro sponsor ufficiale, che è Adriatic LNG, rappresentato da Giorgio Fonsate, cui dopo cederò la parola, e l'altro è Vincenzo Citro, presidente dell'associazione Apicoltori del Delta del Po, che ha sede attualmente a Cacappellino e sappiamo essere già famoso perché è proprio lì ogni anno festeggiamo la festa del miele e delle api. E spesso si sente parlare delle api e io compresa, si tende a sottovalutare l'importanza che questi animali hanno, questi insetti hanno. Infatti circa il 70% dell'impollinazione delle specie vegetali esistenti viene appunto permessa da queste api, che quindi sono fondamentali anche per il nostro cibo, perché poi il 35% della produzione globale di cibo è garantita da questa impollinazione, quindi indirettamente dalle api, e attraverso questo progetto noi andiamo anche a riqualificare una zona importante di Porto Viro, che è quella appunto del collettore, poi spiegherà meglio l'assessore Girardello, che è una zona dal mio punto di vista bellissima, di una bellezza straordinaria, che però oggi è vissuta in una situazione di non decoro, di degrado. Abbiamo deciso di aderire a questa collaborazione tra comuni per tutelare appunto questa tipologia di insetti particolarmente importante. Per fare questo però bisogna fare delle opere concrete, e la nostra opera iniziale è stata quella di creare una zona appunto dedicata proprio ad un apiario e costituire praticamente un giardino delle api, e lo faremo appunto, le inaugureremo sabato 7 in zona Canaletta, nella zona del collettore padano destro. E questa zona è appunto una zona molto bella, però è dimenticata, è una zona che è stata sottovalutata e dimenticata, e quindi abbiamo preso praticamente due piccioni con una fava, cioè da una parte creare questa zona con questo apiario e dall'altra parte anche riqualificare questa zona. Quindi Adriatic LNG veramente è felice di avere anche contribuito con il dono, non solo quindi contribuire a ristabilire questa area mellifera, ma donare, comprare, acquistare per la cittadinanza, perché sarà un punto di cultura per quella che è la vita delle api, queste quattro arnie che mi si dice avranno più o meno un 30.000 api ciascuna, ma che ovviamente confidiamo che quella che è l'evoluzione, il percorso che la natura stessa fa da sola, si dovrebbero moltiplicare e permettere il prossimo anno all'Associazione degli Apicoltori del Delta di produrre il primo miele. Ringrazio il Comune di Porto Viro per essere entrato a far parte di questa iniziativa nazionale che sono i Comuni Amici delle Api, e ringrazio soprattutto LNG Adriatic che ha sostenuto concretamente il nostro progetto. Nel concreto noi metteremo quattro arnie e dopo l'inaugurazione, per motivi di sicurezza, metteremo dei nuclei di api, quattro nuclei di api che all'incirca saranno 30.000 api per nucleo inizialmente. Il prossimo anno, con la primavera e con lo sviluppo degli alveari e con l'inizio delle fioriture, diventeranno 50-60.000 api per famiglia. Questo ci permetterà di raccogliere il primo miele, quindi il prossimo anno magari ci ritroveremo per fare una valutazione di come è andato questo progetto, ma sono sicuro che andrà bene. Quindi ci vediamo sabato 7 ottobre alle ore 10 per il taglio del nastro e con un buffet aperto a tutti gli amici. E una bella sorpresa!